d'estate, sappiamo che questo è il paese in assoluto più bello per fare le vacanze, di questo siamo certi, ma quanto ci costa? È per tutti? È per tutte le tasche? Cara estate con Samantha Togni. Capri è una perla incastonata nelle acque più limpide del Mediterraneo. Una regina di rocce, diceva Pablo Neruda, affacciata sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. Capri è sapore, colore, calore e migliaia di volti provenienti da tutto il mondo. De Buenos Aires, Argentina. Barcellona. We're from Australia. We're English. Ciao Capri. Capri è bellezza, eleganza, lusso e sfarzo. È uno dei luoghi più alla moda fin dalla dolce vita degli anni 50. Ma quanto costa venire in vacanza a Capri? Un botto. Costa sì, per venire ad esempio 18 euro di traghetto. Ha dei costi abbastanza eccessivi, però vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Ma quanto costa un buon ristorante a Capri? Mediamente 70-80 euro a persona. E un buonissimo ristorante a Capri? 100-120. Do you like it? Oh, excellent, very excellent, yeah, very fresh. Aldo, ma è vero che è possibile mangiare con meno di 5 euro anche a Capri? Questo panino qua costa 3,50, pomodori, basilico e mozzarella. Quindi ci sono soluzioni per tutte le tasche? Per tutte le tasche. Questa per quale tasca è? Questa è per tutti proprio. Quanto costa il taxi per arrivare fino in piazzetta? Da qui in piazzetta per 4 persone costa sulle 17-18 euro, dipende diciamo se c'è un po' di traffico. Questa è la fila per la funicolare per andare in piazzetta? Sì. Ma quanto costa un biglietto? 1,80. Ma in piazzetta i prezzi aumentano? Bonjour madame, bien arrivée à Capri, vous êtes française? No, italiana, perché lei di dov'è? Io sono di Napoli. Ah, sfruttatelle e caffè. E quant'è? 8,50 euro. Oh. Grazie. Signora, ma come mai c'è tutta questa fila per prendere il gelato qui? Secondo lei perché è buonissimo e costa poco. Renato, questo è uno degli hotel storici di Capri. La tua quadrisavola, donna Carmela, è stata la prima ostessa di quest'isola. Ma possiamo dire che qui veramente ci sono passati tutti? Qui sono venuti un po' tutti. Pablo Neruda, Sofia Loren, Clay Gable, Jacqueline Kennedy. Ma quella a Capri è veramente una vacanza per tutti? Io penso di sì. Si riesce a trovare la bed and breakfast da 50-60 euro fino alle mega suite imperiali. Questo è un hotel 5 stelle lusso ad Alberto, ma se noi volessimo restare qui a dormire per una notte nella vostra suite più bella, quanto ci costerebbe? Mi verrebbe a costare 2.500 euro. Tutto sommato, anche se solo per un giorno, Capri può essere davvero alla portata di tutti. Basta saper cogliere le occasioni, scegliere il periodo giusto e godersi questo spettacolo della natura.